The New Stories. La tua informazione libera. Torino è in piena Sinnermania, a una settimana esatta dall'inizio delle ATP Finals. L'arrivo del campione era previsto per il pomeriggio, ma i suoi tifosi hanno dovuto attendere a lungo, animati da una trepidante attesa. Presenti anche Marco Panichi, il nuovo preparatore atletico di Sinner, ex membro dello staff di Novak Djokovic, che ha sostituito Umberto Ferrara dopo il caso Klosterboll. Un folto gruppo di appassionati e tifosi di tutte le età ha occupato il pomeriggio davanti all'albergo in centro. Dopo l'annuncio della partenza da Monte Carlo sui social, con il post dell'allenatore Darren Cahill che recitava «See you soon in Turin». Giovedì ci sarà il blue carpet e, da domenica, finalmente si scenderà in campo dopo la finale dell'anno scorso. Questo evento è una chiara dimostrazione della crescente popolarità di Sinner e del tennis in Italia e delle NITO ATP Finals, che riescono a coinvolgere l'intera città di Torino in un abbraccio collettivo. Un abbraccio che i tifosi sono pronti a riservare al campione che fa sognare tutti. Sinner, Bolelli e Vavassori saranno tra i guest star del Grand Opening Show, lo spettacolo che inaugurerà ufficialmente le NITO ATP Finals venerdì 8 novembre alle ore 21. I tre azzurri scenderanno in campo insieme a grandi nomi della musica italiana, come Blanco, Madame e Marco Mengoni, con il fuoriclasse Alessandro Cattelan alla conduzione della serata. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.